Beh, diciamo che se non ci fosse stato un decreto legge che l'aveva abolita, la zona gialla l'Abruzzo se l'era guadagnata già da un mese. Adesso, però, piuttosto che parlare del passato, dobbiamo impegnarci perché questo mese che ci è davanti lo resti in giallo. È un mese complicato perché il piano di vaccinazione non ha ancora dispiegato tutti i suoi effetti o comunque i suoi principali effetti. Stiamo correndo, ma diciamo, fasce deboli e fragili della popolazione, le più esposte, devono ancora completare il ciclo di vaccinazione. Le scuole aperte sono un grande, diciamo, punto interrogativo sulla capacità di contenere la circolazione del virus. Diciamo che fra un mese e mezzo, con scuole chiuse e vaccinazione dei soggetti più anziani, che si sarà pressoché completata, saremmo sicuramente più forti nell'affrontare la pandemia, e sono convinto che l'estate sarà un'estate molto, molto più serena, sarà anche meglio, però dobbiamo reggere questi 30-40 giorni ancora delicati che abbiamo davanti, e mi appello a tutti i cittadini perché facciano del loro meglio per rispettare le regole e fare in modo di che non vada sciupata questa occasione di ripartenza. Sicuramente avere un coprifuoco più là, magari un po' più elastico. Io penso che già, come tutte le regioni, abbiamo chiesto al governo che già da oggi si sarebbe potuto portare alle 23. Ora, un'ora di spostamento di coprifuoco non crediamo e non credo che sia una proposta sovversiva o rivoluzionaria rispetto al contenimento della pandemia, anche per quelle attività alle quali si è detto di poter riaprire, come i cinema, i teatri, gli spettacoli, la stessa ristorazione, insomma, che a ora di cena, se le persone alle 22 devono essere già rientrate in casa, insomma, è chiaro che hanno scarsa possibilità e poco tempo per poter servire le persone a tavola. Speriamo che il governo nei prossimi 15 giorni, come promesso, rivaluti la situazione e lo possa fare anche alla luce di una situazione positiva.